Brembo presenta Nonostante il successo a Spa-Francorchamps, la SF90 non è la vettura perfetta che tutti si aspetterebbero per poter stare davanti ad una Mercedes dominante dall'inizio della stagione, che sta dimostrando una supremazia tecnica formidabile. Il primo ad ammettere che ci sono stati dei problemi è il team, ma soprattutto Leclerc, che giudica questa monoposto ancora con dei problemi alle coperture. Deterioramento troppo veloce che addirittura ha messo a rischio la sua prima posizione negli ultimi giri. È stata una gara molto difficile perché abbiamo faticato parecchio con le gomme, soprattutto verso la fine, ma le Mercedes saranno molto veloci in gara. I temi tecnici per analizzare la prestazione e il valore della Ferrari a Spa-Francorchamps sono molti. Abbiamo sentito Charles Leclerc che punta il dito sul deterioramento eccessivo delle coperture, ma dall'altra parte abbiamo un Lewis Hamilton che loda la SF90 e soprattutto le sue insuperabili capacità velocistiche. Le Ferrari erano semplicemente troppo veloci in rettilineo ed era molto difficile prenderle. Le dichiarazioni dei due piloti protagonisti del Gran Premio del Belgio non sono contrastanti, ma di fatto focalizzano l'attenzione sulla SF90, pregi e difetti, ma di fatto ci fanno capire che questa prima vittoria stagionale non è arrivata con una monoposto perfetta. Sta di fatto che il punto di forza è sempre la velocità sui dritti, che potrebbe diventare di nuovo un assist importantissimo per il Gran Premio d'Italia. Un primo successo che premia la Ferrari in una delle stagioni più difficili. Vince Leclerc con una gara da manuale, una squadra perfetta nella strategia. Sapevamo che il consumo delle gomme sarebbe stato determinante a fine gara e abbiamo chiesto a Vettel di rallentare Hamilton. Sebastian avrà altre occasioni. Una vittoria di misura sul traguardo, con Hamilton ormai a meno di un secondo, guadagnata con una gestione perfetta delle gomme, che ha permesso di sfruttare al massimo i pneumatici. Il problema della SF90 nasce dalla sospensione all'anteriore, che mantiene invariato l'angolo d'appoggio del pneumatico al suolo. In curva il rollio carica la sospensione, ma la geometria a triangoli paralleli non aumenta l'angolo di camber, riducendo il grip del battistrada. Un assetto sfavorevole che causa sottosterzo, porta l'avantreno a scivolare verso l'esterno e compromette la traiettoria. Criticità che si manifesta in modo ancora più evidente nelle curve a media velocità. Il ridotto carico aerodinamico che affligge la SF90 alleggerisce l'avantreno e non aiuta i problemi di ridotto camber che compromettono l'aderenza dei pneumatici anteriori in percorrenza e uscita curva. Questa criticità è stata accusata ancora più da Sebastian Vettel, quarto sotto la bandiera a scacchi. Non avevo il passo, stavo consumando le gomme troppo rapidamente. Non è stata una buona giornata per me, ma l'è stata per il team. Complessivamente la Ferrari ha dominato il Gran Premio del Belgio, circuito da alte velocità, nel primo e terzo tratto, con punte da 340 all'ora e lunghi rettilinei a pieno gas che hanno premiato la qualità del Power Unit 064. Assicurare massima potenza e contemporaneamente coppia e progressione rappresentano le caratteristiche distintive del motore Ferrari. Il turbo compound assicura una piena sovralimentazione. Grazie all'MGUH il flusso di energia risulta più costante e viene reso immediatamente disponibile sull'MGUK per produrre coppia elettrica per 162 cavalli e migliorare la curva di accelerazione. L'aspirazione a geometria variabile è un contributo strategico per assicurare un tiro del motore più costante e progressivo alle basse rotazioni attraverso un riempimento ottimale dell'aria in camera di combustione, che completa e rende esclusiva la qualità di erogazione della potenza del Power Unit Ferrari, che sul circuito di Spa-Francorchamps ha contribuito attivamente al primo successo stagionale della SF90. La Mercedes del Belgio si deve accontentare di un secondo e terzo posto. Pesa il fatto di aver sparato tutte le cartucce, compreso il nuovo motore in specifica 3, che avrebbe dovuto arginare il potenziale velocistico, l'aerodinamica scarica della SF90. Non è servito e questo sta portando tensione all'interno del team Mercedes.
Ci manca velocità sul dritto e il DRS aperto non basta per superare. Questo era il massimo che potevamo fare per limitare i danni. Sale la tensione in prospettiva Monza. La preoccupazione è che su un circuito ancora più veloce rispetto a Spa-Francorchamps, Monza si viaggia a 260 km orari di media, la Ferrari possa piazzare due monoposto davanti alla V10 diventa un'ipotesi non accettabile per i vertici Mercedes. Perdere due gare di fila con la migliore monoposto nella stagione dei record diventa una situazione imbarazzante. Nella tabella di marcia Mercedes, il Gran Premio del Belgio è coinciso con l'arrivo del nuovo Power Unit Evoluzione 3, che diventa determinante in previsione Monza. Circuito estremo, con medie da 250 all'ora e un utilizzo in pieno del motore per il 79%. I test su banco prova confermano un netto passo avanti in termini di potenza e affidabilità. L'utilizzo di nuove tecnologie ha migliorato il rendimento della camera di combustione, aumentando temperature e pressione di gas di scarico. La maggiore spinta generata sulla turbina ne aumenta la rotazione, un vantaggio determinante che il compressore traduce in una maggiore sovralimentazione e capacità di rigenerazione tramite MGUH. Il risultato si misura in una crescita di coppia e potenza che ha reso indispensabile una migliore lubrificazione di carter e albero motore sottoposti a un carico di lavoro superiore. L'intervento dell'olio in aree mirate ha ridotto attriti e temperature con una migliore protezione delle parti metalliche e una maggiore durata dei componenti meccanici. Parallelamente agli aspetti strettamente legati al motore termico, un supporto fondamentale è arrivato da un nuovo step di sviluppo legato alla parte ibrida. Il miglioramento che ha interessato il sistema ibrido è in gran parte dovuto all'aumento del voltaggio. Più si alza il voltaggio, minori sono le dispersioni e più alta è l'energia finale che arriva al motore elettrico. Quindi, riducendo le perdite da dispersione e incrementando il voltaggio, oggi abbiamo raggiunto la soglia dei 1000 volt con la batteria dell'ERS. Il Power Unit fase 3 ha raggiunto valori di efficienza del 50% grazie a nuove logiche di controllo della parte ibrida. L'MGUH davanti sul compressore trasforma calore e pressione degli scarichi in elettricità che l'inverter deposita in batteria. L'energia alimenta l'MGUK che produce trazione elettrica per 162 cavalli a supporto del motore termico. Se il turbo punta alla massima potenza, l'MGUH provvede ad azionare la turbina ed eliminare turbo lag. L'MGUK accumula in batteria l'energia recuperata in staccata. Aumentando il livello di carica, cresce il potenziale dell'ibrido che, su un circuito che richiede massima potenza come Monza, rappresenta un vantaggio diretto nelle prestazioni, con più alte velocità di punta e un supporto determinante al pilota in termini di una migliore gestione della trazione in uscita da chicane e varianti. Monza è il tempio della velocità con punte da 350 km orari e medie da 260, ma Monza rappresenta anche un severo banco prova per l'impianto frenante e quindi oggi su CronoGP parleremo proprio di freni, perché è importante capire come vengono sollecitati dal punto di vista termico e meccanico, quali sono le prestazioni richieste, ma soprattutto Andrea Algeri, tecnico di pista Brembo, ci racconta come viene settato l'impianto frenante per le monoposto di Formula 1 sul circuito di Monza. Monza è conosciuta dagli appassionati come il tempio della velocità. Questo significa che i lunghi rettilinei permettono un'alta velocità media, ma comunque i freni sono sempre molto sollecitati. Le macchine, per raggiungere queste alte velocità, hanno un carico aerodinamico ridotto. In frenata questo significa che i tempi e gli spazi si allungano molto. Sul circuito ci sono 6 frenate, 3 delle quali molto impegnative. La frenata più impegnativa è sicuramente la numero 1. Si passa da 350 km orari a meno di 90 km orari. Il tempo in frenata è di circa 3 secondi per uno spazio d'arresto intorno ai 140 metri. Proprio alla prima variante l'elevato salto di velocità costringe i freni ad arrivare a temperature molto elevate, oltre i 1000 gradi. Brembo propone comunque ai team dei dischi con 1480 fori per smaltire al meglio le temperature elevate raggiunte. Monza è una pista da basso carico aerodinamico, questo significa una vettura leggera e una ridotta aderenza a terra. La difficoltà del pilota in frenata è proprio la gestione, per evitare il bloccaggio.
Brembo fornisce materiali gestibili, questo aumenta il feeling del pilota sul pedale e consente una migliore gestione della vettura in frenata. Lewis Hamilton ha una tecnica di frenata tutta sua, molto personale. Preferisce un bilanciamento frenante molto spostato verso l'avantreno. Per lui diventa fondamentale con il bloccaggio percepire il limite di aderenza, il punto massimo di staccata dove non si può andare oltre. E quindi Mike Elliott, teleista della Mercedes, ci racconta come deve essere customizzato il sistema frenante per il 5 volte campione del mondo sul circuito di Monza. Spesso i piloti parlano di bilanciamento dei freni per migliorare l'assetto, è un aspetto molto importante. Assicurare la corretta ripartizione della frenata sui due assi in modo equilibrato e progressivo permette di ridurre i bloccaggi, disporre di un miglior controllo della staccata e ritardare il punto di decelerazione, tutto a vantaggio delle prestazioni. Attraverso il volante il pilota può intervenire per adattare il bilanciamento della frenata. Per correggere l'equilibrio in staccata, quando il pilota imprime la massima pressione sul pedale, bisogna considerare il sistema di recupero dell'energia che rappresenta un supporto alla frenata sull'asse posteriore. Dobbiamo gestire meglio le temperature. Lo facciamo attraverso i condotti all'interno della ruota. Il flusso d'aria fresca entra, attraversa il mozzo e raggiunge il disco. Ma i compiti di raffreddamento si estendono anche a pinze e pastiglie per garantire un controllo totale delle temperature di ogni singolo componente del sistema, a vantaggio delle migliori prestazioni di frenata, sicurezza e durata. È molto importante come gestiamo il flusso che esce dal disco. L'aria calda, intrappolata nel cestello, viene rilasciata in aree strategiche del cerchione, in modo da trasferire la temperatura al pneumatico che, riscaldandosi più velocemente, assicura maggiore aderenza. Monza, con le sue altissime medie e il basso carico aerodinamico, diventa il terreno di caccia ideale per la SF90, che di fatto punta al raddoppio e ci sono tutte le condizioni tecniche per poterlo fare. Partiamo dal nuovo motore Specifica 3, 1000 cavalli tondi di potenza che spingono questa monoposto nei 4 rettilinei da oltre 300 km orari alla più alta velocità possibile. Abbiamo un telaio che è in grado di far lavorare molto bene le coperture con poco carico aerodinamico, quindi una condizione tecnica che in frenata nelle chicane assicura al pilota sicurezza, sensibilità per spostare il punto di frenata e accelerare qualche metro in vantaggio, ma soprattutto la configurazione aerodinamica. La SF90 è campionessa per bassa resistenza all'avanzamento. Questo di fatto è un plus indiscutibile su un circuito veloce come quello di Monza, dove le medie sono di 260 km orari e il pilota deve gestire la monoposto molto leggera, con poco carico aerodinamico. Quindi per Vettel e Leclerc la concreta possibilità di fare di nuovo una prima fila in qualifica, ma soprattutto un 1-2 importantissimo nel Gran Premio d'Italia. Il tempio della velocità mette alla prova la SF90. A Monza la Ferrari non può sbagliare. Forte di una configurazione nata con un ridotto carico aerodinamico, è capace sui circuiti veloci di estrarre la massima prestazione. Siamo più motivati che mai a fare bene nella seconda parte di stagione e vogliamo provarci fino in fondo. In Ferrari sanno di poter puntare al massimo risultato, ma questa volta con la certezza che con questa SF90 la base tecnica è concretamente competitiva, soprattutto su un tracciato super veloce come Monza. La formula vincente per il circuito più veloce del mondiale è ridurre al massimo la resistenza aerodinamica. La SF90 propone una nuova ala a basso carico, caratterizzata da una minore inclinazione e corda più corta. Per non penalizzare la deportanza, un diffusore modificato estrae aria dal fondo e assicura effetto suolo. Indispensabile mantenere il bilanciamento aerodinamico con un muso a più bassa incidenza dei profili, che riduce l'impatto dell'aria e, quindi, la resistenza all'avanzamento. Studiato un assetto piatto che abbassa la monoposto, riduce la sezione frontale e il coefficiente di penetrazione, a tutto vantaggio di maggiori velocità di punta. Anche il cofano motore prevede una versione rastremata, con canali di sfogo dell'aria calda più stretti, che favorisce lo scorrimento dell'aria e va a supporto di più alte velocità sui rettilinei. Se l'aerodinamica leggera a basso carico rappresenta il punto cardine per puntare al primo successo stagionale, l'affidabilità su una pista dove si viaggia a pieno regime per il 79% del giro è altrettanto importante.
Cofano rastremato e un'aerodinamica al servizio di un minore coefficiente di penetrazione significa dovere trovare soluzioni efficaci per garantire gli standard di raffreddamento delle meccaniche. Motore e parte ibrida attraverso gli scambiatori di calore necessitano di una elevata portata d'aria per assicurare che il sistema Power Unit rimanga all'interno delle temperature operative ottimali, per non sacrificare coppia e potenza, parametri fondamentali su un circuito estremo come Monza. La Ferrari Assetto Monza scende in pista con un assetto estremo che di fatto per la SF90 potrebbe essere quasi standard, ma diventa impraticabile per Mercedes e per Red Bull perché con poco carico aerodinamico non riescono a generare grip e mandare in temperatura le coperture. Stiamo parlando di un assetto tendenzialmente molto rigido, questo perché per la Ferrari diventa importante con il poco carico aerodinamico andare a ricavare tanto grip meccanico delle coperture nelle chicane, nelle frenate e nelle fasi di accelerazione. Quindi con un assetto rigido si manda in saturazione il pneumatico che riesce ad alzare la temperatura e quindi permette al pilota di spostare più in avanti la staccata, guadagnare decimi preziosi in ogni singola frenata del tracciato, ma soprattutto avere la possibilità in fase di uscita curva di gestire una migliore accelerazione al retrotreno, più motricità per spalmare al meglio la coppia, i 1000 cavalli di potenza del nuovo propulsore. Quindi un assetto aerodinamico leggero permetterà alla SF90 di volare sui rettilinei, ma di mantenere una solida aderenza nelle curve, nelle chicane di questo velocissimo tracciato. Non meno importante dell'aerodinamica, telaio e sospensioni sono indispensabili per mantenere una buona prestazione media sul giro. Se Monza prevede veloci rettilinei da basso carico, chicanes e varianti molto lente richiedono un grip meccanico elevato, capace di compensare la ridotta deportanza. L'assetto della SF90 prevede un generale irrigidimento delle sospensioni. 5 violente staccate richiedono una taratura del terzo elemento meccanico a ridotta escursione. Questo per contenere il beccheggio che destabilizza l'aerodinamica e alleggerisce il retrotreno. Viceversa, scavalcare i cordoli nelle varianti rende indispensabile un perfetto controllo rollio attraverso barre a media elasticità. Frenate da 5 G di accelerazione alzano le temperature dischi ben oltre i 1000 gradi. La configurazione più estrema, con 1480 fori, aumenta la superficie interna di scambio termico e assicura un'ottimale evacuazione del calore in una delle aree in assoluto più critiche su questo circuito. Uno degli aspetti che fa di Monza una pista unica, tecnica e difficile è proprio l'aerodinamica leggera che riduce l'aderenza disponibile e quindi il controllo della potenza. La dinamica del veicolo in queste condizioni estreme è complessa. Con poco carico che spinge al suolo la monoposto, il rollio in curva aumenta l'alleggerimento dei pneumatici interni. Il differenziale elettroidraulico compensa la fisica e distribuisce più coppia al pneumatico esterno con più aderenza, che è capace di sopportare una maggiore motricità. Questa taratura a Monza consente di controllare la potenza nella delicata fase di uscita curva, aiutando il pilota in un più preciso controllo della trazione, fattore che in gara diventa un supporto strategico per ridurre il deterioramento dei pneumatici posteriori. Elio De Angelis è uno dei piloti più amati della Formula 1, soprannominato l'ultimo pilota gentleman proprio per i suoi modi garbati utilizzati dentro e fuori i circuiti di Formula 1. Pilota estremamente veloce che ottiene il suo primo successo nel 1982 al Gran Premio d'Austria in volata su Keke Rosberg, futuro campione del mondo in quello stesso anno. Ma si ripete poi nel 1985, Gran Premio di San Marino, sempre con la Lotus. Di fatto è ormai un pilota completo, estremamente veloce, ambito e voluto dai team manager del circus di Formula 1. Veloce in qualifica, bravo nella strategia gara, ma soprattutto un finalizzatore. Una carriera straordinaria che viene ricordata da ChronoGP. Spesso
spesso chiamato l'ultimo gentleman driver in Formula 1, Elio De Angelis era un pianista colto che si diceva ricordasse ai suoi colleghi il francese François Sever, l'altro musicista di formazione classica della Formula 1. Figlio di un campione del mondo di nautica, De Angelis è nato a Roma il 26 marzo 1958. Ha iniziato a correre con i kart all'età di 14 anni. 4 anni dopo debutta in Formula 3. Nel 1977 De Angelis ha vinto il campionato italiano di Formula 3, aprendo così la strada al suo debutto in Formula 2 con Minardi l'anno successivo. Nel 1978, oltre ai suoi impegni in Formula 2 per Minardi, De Angelis disputa un round del British Formula 1 Championship, finendo terzo a Brands Hatch. Il pilota romano corre e vince anche la gara di Formula 3 di Monaco. Dopo aver impressionato sia in Formula 3 che in Formula 2, all'età di 20 anni De Angelis è considerato degno di un sedile in Formula 1 dal capo del team Shadow, Don Nichols. Ma Nichols non è stato il primo a interessarsi al giovane italiano. Già nel 1977 Elio era nella lista dei potenziali sostituti di Niki Lauda in Ferrari, opportunità che non si concretizza. E il pilota romano deve aspettare il 1979 per debuttare in Formula 1. Gli sforzi di De Angelis con la Shadow attirano l'attenzione del genio Colin Chapman, che ingaggia l'italiano per il campionato del 1980. Durante il Gran Premio del Brasile, la sua seconda gara con la Lotus, De Angelis è vicino a passare alla storia come il più giovane vincitore di un Gran Premio, ma transita sotto la bandiera scacchi solamente al secondo posto. La gara di Interlagos è il culmine della stagione 80 di De Angelis, costellata di ritiri purtroppo consueti per i piloti Lotus, e 2 quarti posti a Imola e, ancora una volta, a Watkins Glen. L'anno seguente migliora l'affidabilità, ma non la competitività. Infatti, il romano chiude il campionato con soli 3 ritiri e un bottino magro di 8 punti. Il 1982 per De Angelis è l'anno della prima vittoria in Formula 1 in Austria. A fine anno muore Colin Chapman e la perdita per il team è devastante. Elio apre la stagione 83 con una squalifica e si ritira in quasi tutti gli altri round, ad eccezione di 2 gare. L'anno successivo è il momento migliore della carriera di De Angelis con la Lotus. Nell'84, infatti, Elio ottiene 3 terzi e un secondo posto, classificandosi al terzo posto tra i piloti. La stagione 1985 vede il romano concludere quinto e conquistare la seconda vittoria in carriera nel Gran Premio di San Marino a Imola. Nel 1986 Elio De Angelis firma con la Brabham. Durante un test della BT55, il pilota italiano perde la vita sul circuito francese del Paul Ricard. Nanoprom ha presentato Chrono GP.